Un saluto dal direttore di Hardware Upgrade, siamo ancora a Mobile World Congress, la nostra giornata non è ancora finita nonostante sono le 8:30 e siamo in compagnia di un prodotto davvero molto particolare. Siamo stati a un evento, potremmo definirlo esclusivo, anzi lo definiamo esclusivo, un evento, pensate un po', tenuto da Porsche Design. Porsche Design che in collaborazione con Microsoft e Intel ha realizzato questo, ovvero un 2-in-1. Si tratta di Porsche Design Book One, il primo laptop realizzato da Porsche Design, come abbiamo detto, in collaborazione con Microsoft e con Intel. All'interno ovviamente troviamo la collaborazione con Microsoft, si traduce nel sistema operativo Windows 10 Pro, un 2-in-1 realizzato con un occhio particolare per quanto riguarda il design. Come potete vedere, queste cornici sono veramente meccanizzate in una maniera spettacolare, ma anche il design delle stesse è sicuramente molto ricercato. Cornici che permettono di ribaltare completamente lo schermo sulle cornici stesse a 360 gradi e portare il nostro 2-in-1 in modalità tablet. Questa è una delle due modalità tablet, in realtà poi si può anche staccare proprio lo schermo e utilizzarlo come un tablet vero e proprio. Il fine di queste cornici a 360 gradi è quello di avere lo stesso profilo da chiuso, sia in questo modo, cioè utilizzandolo come tablet, che chiudendolo semplicemente per portarselo via, per rimetterlo a posto e quindi chiudendolo quando si è finito con il proprio utilizzo. Una scocca interamente realizzata in materiale metallico, con diverse finiture, come possiamo vedere l'attenzione ai particolari non manca, certo, e del resto siamo abituati, cioè Porsche, non dobbiamo aggiungere nient'altro. Per quanto riguarda vediamo che ci mostrano come si fa a staccare, dobbiamo tenere premuto questo pulsante per qualche secondo, si disattivano i magneti e possiamo staccare, come possiamo vedere, la parte tablet. Qui abbiamo il connettore con cui si può connettere appunto la parte tablet al resto, alla tastiera, alla docking station. Connessioni, sul lato sinistro del nostro tablet abbiamo una porta Thunderbolt, una USB Type-C, due porte USB 3 e lettore di schede micro SD. Sul lato destro invece troviamo il tasto, come abbiamo appena detto, per staccare il nostro tablet, e qui il connettore jack da 3,5 mm per l'ingresso audio. Oltre qui in alto invece abbiamo il bilanciere per il controllo del volume. Quando abbiamo staccato il tablet possiamo controllare il volume utilizzando appunto il bilanciere. Cosa troviamo all'interno di questo dispositivo? Diciamo che Porsche Design non si è assolutamente risparmiata. Abbiamo 16 GB di memoria RAM, un processore Intel Core i7-7500U, quindi di ultimissima generazione, un SSD da 512 GB. Non mancheranno sicuramente le prestazioni quindi a bordo di questo dispositivo, ma ahimè il prezzo non sarà sicuramente per tutti. Pensate un po', in Italia è già disponibile, o meglio sarà disponibile a partire da domani presso MediaWorld online ad un prezzo di 2.895 euro. Il portatile è veramente fantastico, che dire, se avete la disponibilità assolutamente compratelo, perché ci aspettiamo veramente grandi cose. Ultimo ma non ultimo, mi dimenticavo, la penna realizzata in collaborazione con Qualcomm, 2048 livelli di pressione, insomma un plus sicuramente da non sottovalutare. Ciao a tutti e ci vediamo domani ancora da qui dal Mobile World Congress 2017.